Buone indicazioni per Mister Roseto in vista dell'inizio della stagione agonistica, che partirà domenica prossima nella trasferta di Coppa Italia in quel di Molfetta. Il Bitonto cede di misura per 1-0 al più quotato avversario nell'amichevole del Simone Veneziani di Monopoli. L'allenatore neroverde propone un 4-3-3 con l'esperto Figliore a tre pali e i centrali Silletti e Basile sulle fasce, a destra il giovane Riefolo e a sinistra Guarnaccia. Padrone del centrocampo lucchese, sempre lucido nel dispensare palloni, e i generosi Mariani e Clemente in supporto. Il tridente offensivo composto da Palazzo, dietro Figliolia e lo sgusciante Maffei. La gara è tutta concentrata nella prima frazione di gioco, dove le due squadre fanno vedere le migliori trame della gara. È al tredicesimo che Simeri, su punizione, impegna un attento Figliola, deviando in angolo la pericolosa conclusione dalla distanza. Al ventisesimo il difensore centrale del Monopoli Drudi porta in vantaggio la squadra di casa. Su un calcio d'angolo battuto dalla destra da Viterritti, batte l'incolpevole Figliola con un tiro al volo. Il Bitonto risponde al 29esimo andando vicinissimo al pareggio con un calcio di punizione di Maffei che colpisce il palo alla sinistra di Vettorelli. Al 32esimo è Figliola ad uscire tempestivamente su Simeri lanciato a rete. È sempre il Bitonto che ci prova a cercare il pari al 38esimo e Vettorelli che con difficoltà respinge un calcio di punizione di Lucchese battuto da posizione defilata. Al 41esimo Mariani ci prova dalla distanza dopo uno scambio con Lucchese, ma la sua conclusione va fuori non di molto. Sul finire del tempo Clemente ci prova da fuori, ma la sua conclusione è alta sulla traversa. La seconda frazione di gioco, dopo i vari cambi dei due tecnici, non vede particolari azioni salienti. Al 55esimo Bizzotto ci prova di testa, ma Figliola blocca con sicurezza. Ultima occasione per i neroverdi sul finire della gara, con Maffei che sul calcio di punizione dalla distanza scalda le mani di un attento Vettorelli. Domenica 28 agosto il Bitonto sarà impegnato al Paolo Poli per l'esordio in Coppa Italia.